Si allarga la platea dei risparmiatori azzerati che potranno accedere ai rimborsi automatici. Si apre dunque un altro spiraglio per gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste in risoluzione, Banca Etruria, Banca Marche, Cari Chieti e Cari Ferrara, grazie agli emendamenti posti al decreto legge che giovedì ha fatto il suo ingresso in Senato. Ai due criteri già previsti per accedere all'indennizzo forfettario automatico dell'80% per gli obbligazionisti delle quattro banche salvate, ovvero un reddito IRPEF inferiore a 35.000 euro e un patrimonio entro i 100.000, si aggiungono quindi adesso i due emendamenti volti ad ampliare la platea per i ristori. Il primo dei due sostanzialmente ha l'intento di dirimere una questione interpretativa sulla definizione del reddito. Quello inferiore a 35.000 euro che per legge avrà diritto all'indennizzo automatico non è il reddito lordo, bensì il reddito complessivo, ovvero, come ha spiegato la senatrice PD Cecilia Guerra, prima firmataria dell'emendamento, la somma di tutti i redditi che entrano nella dichiarazione IRPEF prima delle imposte. Per reddito lordo si intende invece un concetto più ampio che racchiude la somma di tutti i redditi, anche quelli non tassati con l'IRPEF. Il reddito complessivo è più favorevole al contribuente, precisa Guerra, in ogni caso coloro che in Italia non superano la soglia dei 35.000 euro di reddito IRPEF sono la stragrande maggioranza. I contribuenti italiani che dichiarano un reddito complessivo sotto i 35.000 euro sono l'88,7%, ha concluso poi la senatrice. L'altro emendamento, precisa il sottosegretario Baretta, allarga ulteriormente la platea di coloro che avranno accesso agli indennizzi ed è quello che assume come anno di riferimento i redditi 2014 anziché quelli 2015.